Buon pomeriggio a tutti gli spettatori e a tutti coloro che seguono Pavia Live. Siamo per la terza puntata consecutiva di nuovo in onda sui canali social di Pavia Play. La trasmissione ormai la conoscete, è Pavia Play Live, in cui andiamo a scoprire un po' quelle che sono le dinamiche del nostro territorio. Lo facciamo come? Andando a intervistare coloro che ci possono, diciamo, aiutare a scoprire un po' qualcosa sta succedendo effettivamente sul nostro territorio. Quest'oggi abbiamo invitato una persona che avevamo già ospitato in precedenza, ma che avevamo avuto delle difficoltà a livello tecnico per parlare. Quindi avevamo captato qualcosa in quell'intervista, ma non tutta perché, come se vi ricordate, c'erano stati dei problemi tecnici anche dovuti ad un temporale. Abbiamo rinvitato quindi oggi a parlare con noi l'assessore comunale Pietro Trivi, che invito subito ad entrare. Buongiorno Pietro. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Ho ascoltato, è vero, ero quel giorno la settimana scorsa, 10 giorni fa c'era un temporale, oggi c'è un bel sole, speriamo di non perdere il collegamento. Mi auguro che non Io accada oggi questa cosa. però, a differenza della volta scorsa, ti sento e ti vedo benissimo, quindi già le premesse sono migliori. No, hai ragione, ma c'era il temporale, ci ha disturbato il temporale. Esatto. Allora, beh, innanzitutto, bentornato Pietro su Pavia Play Live e partiamo subito dagli argomenti stringenti che diciamo sono di competenza del tuo assessorato, e cioè partiamo dallo sport. Si sta muovendo qualcosa in queste ultime settimane e vorrei magari partire proprio da questo. Se tu hai delle notizie fresche da darci riguardo ai movimenti per le realtà dilettantistiche e anche quelle professionistiche. Sì, si sta, come dicevi giustamente, si sta muovendo tantissimo nel mondo dello sport, perché per qualche settimana, parecchie settimane, a causa dell'emergenza, lo sport è stato fermo, cioè eravamo abituati a seguire gli avvenimenti sportivi dai professionisti ai dilettanti, allo sport di base. Siamo stati tutti fermi ed ora era. È così naturale che appena abbiamo avuto la possibilità, abbiamo avuto maggiore libertà, diminuendo il rischio di essere diminuito, fortunatamente il rischio di contagio, c'è stata un'esplosione da parte di tutti quelli che avevano voglia di fare sport. Un'esplosione da parte di tante società sportive che ci hanno contattato chiedendoci una mano, chiedendoci quale fosse la situazione anche degli impianti, perché quello che degli impianti sportivi comunali. Per quello che stiamo trattando adesso e stiamo cercando di mettere a disposizione delle associazioni sportive del nostro territorio sono gli impianti. Sembra una cosa di non si è mai parlato in passato, almeno io che mi ricordo io, sono fatto l'amministratore anche 10 anni fa, ho seguito, l'ho fatto anzi 15 anni fa, ho fatto il consigliere comunale di opposizione, ho fatto poi l'assessore, adesso sono di nuovo assessore, quindi sono parecchi anni ormai che mi dedico alla vita politica cittadina. Non si è mai parlato, non ho mai sentito parlare di situazione degli impianti, purtroppo. È E devo vero, dire è che, e vero. devo, non so, e devo dire, ho detto anche purtroppo, perché oggi ci troviamo a gestire degli impianti ormai che non sono mai stati manutenuti. Io stamattina ho fatto un giro allo stadio insieme al presidente dello Iacono, sono andato a vedere la situazione dello stadio perché sono stati stanziati 600.000 euro che verranno utilizzati per sistemare la copertura, le tettoie delle tribune, e ne ho approfittato insieme alla dottoressa dello Iacono, all'architetto Colli, alla dottoressa Tiengo, abbiamo fatto un sopralluogo e veramente la situazione è lì evidente, è evidente che per tanti anni nessuno si è occupato dello stadio ed è un peccato. Abbiamo convenuto, veramente, abbiamo considerato insieme che purtroppo questo non deve più accadere. Cioè, quando sistemeremo tutto, gli impianti, ma adesso parlo dello stadio perché stamattina ho visto lo stadio, ma la stessa cosa la potrei dire anche per il Pallaravizza, la potrei dire per le palestrine laterali del Pallaravizza, per le palestre nelle quali vengono fatte svolte attività sportive come il karate, le arti marziali. Sono situazioni che per tanti anni sono state abbandonate, sono state veramente abbandonate e si vedono i muri scrostati, la muffa, gli impianti che non funzionano più. Veramente noi adesso abbiamo dovuto mettere mano a tutto e cercare di rimediare delle situazioni per consentire alle società sportive di avere ancora degli spazi dove fare sport.
In questo momento abbiamo approfittato dell'estate, del caldo, dell'aumento delle temperature per consentire alla società anche di fare attività sportiva all'aria aperta. Abbiamo messo a disposizione delle aree verdi, abbiamo chiesto alle società sportive di indicarci quali aree verdi della città, di proprietà del comune, potessero essere di loro interesse per poter svolgere l'attività che svolgono di solito in palestra e che adesso, lo dico, mi dispiace veramente mi dispiace tantissimo perché la situazione degli impianti a Pavia è veramente drammatica, un po' perché a causa del coronavirus le palestre scolastiche probabilmente non potranno più essere messe a disposizione delle società sportive, ma dovranno essere messe a disposizione dell'attività didattica. Questa è un'indicazione, ne approfitto della trasmissione per dirlo. Abbiamo ricevuto tante comunicazioni, tante lettere, le mail da parte delle società sportive che sono rimaste sorprese da questo orientamento, ma voglio dire che non è un orientamento che ha assunto l'amministrazione comunale di Pavia. Noi ci limitiamo a prendere atto di quello che ci viene detto dal governo centrale. Se il ministro della pubblica istruzione dice che le palestre devono essere adibite ad attività utilizzate per attività didattiche perché sono gli unici locali nei quali può essere garantita la distanza interpersonale tra gli alunni, e per noi è gioco forza, cioè non possiamo più dare le palestre alle scuole elementari alle società sportive che ne hanno usufruito fino adesso, ma non è che non vogliamo darle, non possiamo più darle. Poi l'auspicio, ne parlavamo stamattina, ne abbiamo parlato nel corso di diversi incontri anche col dirigente, l'auspicio che tutti abbiamo è quello che mai tra 15 giorni Conte, il Presidente del Consiglio, prenda la parola in rete unificati e dica: signori, siamo tutti sani e salvi, è passato tutto, ce l'abbiamo fatta, e quindi le palestre delle scuole potranno essere utilizzate di nuovo dalle società sportive perché non ci serve più garantire il distanziamento interpersonale e quindi tutto tornerà come prima. In questa è una situazione per noi drammatica. Io stamattina... Ma, Assessore, mi scusi una domanda. Il discorso della palestra è che serve alla scuola come spazio in più per creare uno spazio... È certo. Come aula didattica, come se fosse la classe. No? E veramente sono preoccupatissimo, sono molto preoccupato io perché bisogna prendere atto della situazione. Le palestre delle scuole elementari non ci sono più, gli impianti sportivi pubblici di proprietà comunale sono impianti che spesso non sono più conformi alle normative vigenti, garantiscono la sicurezza e garantiscono la possibilità di usufruirne in tutta sicurezza. È necessario intervenire, non vi nascondo che stamattina abbiamo cominciato a pensare anche ad una tensostruttura, non possiamo lasciare le società sportive così senza uno spazio in cui riprendere le loro attività. E questa è una cosa che ci preoccupa tantissimo. L'assessorato dei lavori pubblici sta lavorando, l'assessorato dei lavori pubblici ha anche altri impegni, deve occuparsi delle strade, dei ponti, delle infrastrutture comunali. E anche degli impianti sportivi. Ovvio che tutto è urgente, in questo momento tutto è urgente perché capisco la smania e la voglia di tutti di ricominciare, di andare, di fare, tutto è urgente, ma ci vuole un occhio di riguardo perché sono tantissimi, nella città di Pavia, ho fatto una verifica attraverso i registri del CONI, ci sono tantissimi atleti, ma noi pensiamo agli atleti, ma ci sono anche tanti dirigenti, tanti allenatori, tanti volontari che si dedicano allo sport di base, tanti genitori che sanno trovare nello sport uno sfogo, una valvola di sicurezza per i loro ragazzi. E se questo non si può più fare perché non ci sono gli impianti sportivi, non è una bella cosa per un'amministrazione, ripeto, è una situazione che abbiamo ereditato, ma che nessuno ci ha obbligato ad ereditarla. L'abbiamo ereditata, ci siamo candidati a governare questa città, ad amministrare questa città con un progetto e cerchiamo di portarlo avanti. Eravamo ben consapevoli della situazione che avremmo trovato. Ma quindi, Assessore, ovviamente ricordiamo che questo dialogo con le associazioni sportive l'Assessore Trini l'aveva iniziato nel lockdown, nel senso che non ha lasciato sole le attività, ha iniziato questo dialogo che poi adesso sta semplicemente continuando. Uno dei suoi obiettivi, quindi, Assessore, se ho ben capito, è quest'estate cercare di creare nuove modalità e nuovi spazi perché tutte le realtà possano iniziare a settembre. Certo. Come diceva giustamente, io durante il periodo del lockdown, io immaginato, come abbiamo detto all'inizio, gli sportivi, no? costretti all'isolamento, all'angoscia che può generare questo isolamento, alla noia che può generare questo isolamento. E allora la cosa che ho fatto insieme ai miei colleghi assessori allo sport dei capoluoghi di provincia della regione Lombardia, abbiamo creato un programma che si chiamava Io mi alleno a casa,
che consentiva di mettere online i filmati degli allenamenti degli atleti delle varie discipline sportive, dal calcio, basket, pallavolo, ginnastica, abbiamo fatto con la box, abbiamo fatto il crossfit, per far sentire meno soli sia gli atleti che si dovevano allenare perché fanno dello sport anche il loro lavoro, la loro professione, sia gli iscritti alle palestre che non hanno più potuto frequentare le palestre durante il periodo del lockdown. Da lì è nata poi invece anche l'idea di dire: se l'abbiamo fatto, se ognuno di noi l'ha fatto in casa propria, si è allenato in casa propria, perché non mettere a disposizione delle palestre, degli atleti, degli spazi verdi della nostra città, in particolare alla Vernavola, degli spazi verdi dove loro possano fare la loro attività. Devo dire che abbiamo già iniziato il 21 ieri, il 21 c'è stato la giornata internazionale dello yoga, e adesso mi sono fatto mandare da una delle scuole di yoga della nostra città le fotografie dell'evento che hanno fatto, organizzato la Vernavola. Le ho viste prima mentre aspettavamo il collegamento, perché mi sono appena arrivate, e devo dire che mi è sembrata una manifestazione molto riuscita. C'è un'altra scuola di yoga, ci sono altre due scuole di yoga che mi hanno chiesto degli spazi, c'è una scuola di scherma che mi ha chiesto di fare di potersi allenare all'aperto. Io spero che tante società vogliano sfruttare questa occasione. Noi l'abbiamo data a tutte, noi abbiamo scritto a tutte le società sportive del territorio di Pavia dicendo loro che c'era questa opportunità. Speriamo che venga sfruttata. Da parte allenarsi all'aria aperta e fare sport all'aria aperta è bellissimo, cioè lo sport va fatto all'aria aperta, va fatto anche nelle palestre. Ricordiamo, io sono stato vicino, ho cercato di stare il più possibile vicino alle palestre come attività, considerandole alla stregua di quello che poi sono, che sono delle attività produttive e vere e proprie, e ho insistito con l'assessore al bilancio perché venisse riconosciuto loro lo stesso trattamento, gli stessi forme di sostegno economico riconosciute a tutte le altre attività produttive che durante questo periodo di lockdown hanno avuto sono andate in sofferenza, perché così come tutte le altre attività anche le palestre non hanno incassato per settimane, hanno dovuto far fronte invece a delle spese. Adesso ci sono dei bandi, sono usciti dei bandi regionali, stiamo aspettando, a luglio dovrebbe uscirne uno, ora sono usciti i pre-criteri che prevedono dei contributi a fondo perduto per le associazioni sportive, le palestre e le società sportive, per far fronte alle spese relative all'utenza e i costi che hanno avuto durante questo periodo in cui non hanno incassato nulla. Ci sono poi altri bandi che prevedono degli interventi a sostegno delle attività di sanificazione, perché adesso la situazione è evidentemente migliorata, lo si vede già in giro. Io l'ho visto ieri, l'ho visto, la gente è più tranquilla, è più rilassata. Voglio dire, è meno male che così. Cioè, c'è voglia di ripartenza, assessore. C'è voglia di tornare alla normalità, quindi è un bene. Tu dicevo prima, le attività sportive vengono svolte all'aperto, ed è bello vedere correre la gente, camminare sul lungo Ticino. Ecco, prendendo spunto da questa bella iniziativa dello yoga, mi riaggancio invece a una cosa che aveva detto la sua collega, l'assessore Singali, la scorsa settimana sempre con noi qua a Pavia Play Live. Ha detto che prevede che quest'estate lei sta costruendo un programma, perché prevede che i cittadini avranno bisogno di stare a Pavia quest'estate e che ci sarà tanta gente che rimarrà a Pavia e che vivrà a Pavia. E quindi sta lavorando per, diciamo, dare una Pavia accogliente quest'estate ai propri cittadini. Anche lei sta lavorando da questo punto di vista? State lavorando in concerto su questa cosa? Assolutamente sì, tutti abbiamo cuore la nostra città, sappiamo che tanti rimarranno davvero a Pavia, un po' per i problemi economici, perché voglio dire, fare delle vacanze costa, ci saranno vacanze, saranno probabilmente più brevi rispetto agli altri anni, e dobbiamo fare in modo che chi rimane qui a Pavia possa trovare veramente una città accogliente e attraente. Dal punto di vista culturale, so che il programma della collega di Mariangela Singoli è molto molto completo e molto molto bello, ho avuto modo di vederlo, perché stiamo organizzando, l'avrà detto sicuramente, l'ha detto, del cinema sotto le stelle, no? Cinema all'aperto al parco. Esatto. Il parco del Castello Visconteo, io come presidente della commissione di vigilanza abbiamo fatto una riunione l'altro giorno per l'esame del progetto, che è andato bene, quindi questa iniziativa è un'iniziativa veramente molto bella. Dal punto di vista sportivo
guarda, proprio stamattina ho avuto l'occasione di parlare con Franco Corona, che è presidente del dottore, no? L'organizzazione, l'organizzatore della Corri Pavia, e abbiamo concordato che seppure sarà molto difficile, anzi praticamente quasi impossibile organizzare un evento come quello della Corri Pavia, come gli anni scorsi, il 27 settembre, però non vogliamo lasciare nulla di intentato, vogliamo organizzare degli eventi, vogliamo che comunque la gente da qui al 27 settembre, gli atleti da qui al 27 settembre si sentano impegnati in vista di un obiettivo. Il 27 settembre probabilmente non ci sarà la tradizionale Corri Pavia, ma ci sarà un evento che coinvolgerà, adesso non voglio anticipare nulla perché siamo proprio alla fase iniziale, ma coinvolgerà la città di Pavia, i quartieri di Pavia, i collegi di Pavia, insomma, la gente che vivrà a Pavia e sarà appassionata di sport. Non si troveranno sicuramente sprovvisti. Purtroppo tanti eventi sono stati cancellati. Noi avevamo in programma quest'anno, a settembre, avevamo in programma fine agosto, inizio di settembre, il campionato mondiale di enduro, di moto regolarità, che si è svolto l'anno scorso in Portogallo. Avevamo organizzato la cerimonia, stavamo curando i dettagli per l'organizzazione della cerimonia inaugurale qui a Pavia, che doveva iniziare il ponte coperto e finire al castello. Purtroppo questo evento è saltato. Altri eventi motoristici erano in fase di organizzazione, la Pavia Sanremo in moto, che l'anno scorso purtroppo è stata fatta, ma sotto la pioggia battente. Quindi esatto, è vero. Riscattarci con una bella giornata di sole, purtroppo non l'abbiamo potuta fare, ma così come tanti altri eventi che erano programmati, io tutte le mattine non li ho cancellati, quelli già programmati c'erano ancora in agenda, e quindi tutte le mattine quando mi sveglio purtroppo mi prendo un po' di tristezza, perché dico oggi si sarebbe dovuto fare questa cosa, purtroppo non l'abbiamo fatta, però non mogliamo, cioè non ci arrendiamo. Questo evento del campionato mondiale si farà un altro anno, così come tutti gli eventi di carattere internazionale sono stati spostati all'anno prossimo. Anche noi abbiamo mantenuto comunque l'impegno con gli organizzatori, con le società che devono partecipare, e a fare in modo che un altro anno magari sia ancora meglio, una situazione ancora migliore rispetto a quella che comunque avrebbero trovato anche sicuramente quest'anno. Quindi sarà un anno ricco di eventi il 2021. Dovremmo, lo dico per la prima volta qui, quindi un'anticipazione, dovremmo entro fine settimana definire l'accordo con l'FC Pavia, che mette fine all'avvertenza che era iniziata l'anno scorso quando ci siamo insediati, mette fine in modo positivo, sia per la città di Pavia sicuramente che per un'ottima notizia l'FC Pavia, e un altro anno quindi al Pavia, se venerdì, così come c'è stato preannunciato dal direttore sportivo, la vicenda si concluderà con la sottoscrizione della transazione, dall'FC Pavia si sarà guadagnato il diritto di disputare il prossimo campionato allo stadio, giocare le partite interne, le partite casalinghe del campionato di calcio, uno stadio fortunato. Dicevo stamattina che il direttore sportivo ha fatto domanda di ripescaggio in serie D, ottimo, legandolo, condizionando la missione della domanda o l'accoglimento della domanda alle condizioni dello stadio. E questa mattina, come lo dicevamo all'inizio, sono stato allo stadio e lo stadio è assolutamente omologato e a norma. Ci sono gli spazi per poter fare la partita, per poter fare gli allenamenti e anche per accogliere le tifoserie di casa del Pavia e quelle ospiti. Quindi speriamo che venga accolta la domanda, di concludere positivamente la vicenda. Esatto. Pescaggio, e quindi poi entrando avremo una squadra della nostra città che potrà fare ritorno in città. Guardi, assessore Trevi, approfitto visto che lei sta parlando di sport a livello professionistico, ottima questa notizia dell'FC Calcio, invece sappiamo che lei ha presenziato anche alla conferenza stampa invece della pallacanestro di Serie B, della Omnia Basket Pavia. Vuole lasciarci anche un messaggio da questo punto di vista? A che punto è la questione, eccetera? Certo, ci sarei arrivato, l'avrei toccato immediatamente adesso, perché so che il basket a Pavia è molto importante, è una tradizione molto importante. Esatto. Sapevamo della conferenza stampa di Gianni Perucciano, dell'amministratore unico, del presidente e del presidente dell'Omnia, e abbiamo voluto partecipare non solo io,
è stata anche l'occasione per far conoscere la dirigenza dell'Omnia e per far sentire alla dirigenza dell'Omnia la vicinanza dell'amministrazione comunale, rappresentata da me, ma anche rappresentata dai dirigenti del settore sport. Sono venuti con me la dottoressa Dello Iacono, la dottoressa Tiengo e c'erano altri componenti del nostro ufficio. Noi siamo vicini all'Omnia. Mi chiedono che cosa possa fare un'istituzione. In questo periodo se uno si aspetta un aiuto, un sostegno economico da parte delle istituzioni, diventa molto difficile, perché purtroppo abbiamo dovuto, i nostri bilanci sono stati, i bilanci dei settori sono stati stravolti dalle emergenze, dalle necessità che sono sopraggiunte a causa di queste emergenze del coronavirus. Quello che possiamo fare è cercare di, come ho detto anche in Consiglio Comunale, rispondendo a un instant question del consigliere Ruffinazzi, non ripeto più quello che ho detto sugli abbonamenti, che ha scatenato delle polemiche, ma era una battuta nei confronti di Giuliano Ruffinazzi, che conosco da quando ero all'opposizione, lui faceva i suoi lavori pubblici, è stata mal interpretata, non volevo, se è stata mal interpretata ovviamente non ho mai offeso nessuno, in quel senso in cui mi è stato rivolta la critica. Anzi, quando io vado a vedere la Lazio vado in curva, perché è il posto in cui mi piace di più, dove si può cantare e tifare, quindi non proprio assolutamente niente, era una battuta rivolta a Ruffinazzi. Quello che si può fare è cercare di raccogliere dei fondi favorendo magari degli eventi e agevolando le società che vogliono organizzare degli eventi all'interno del nostro impianto, che è il Pararavizza. Questo sicuramente lo faremo. E poi ogni altra forma di vicinanza che dovesse essere ritenuta utile da parte della società ci troverà sicuramente impegnati concretamente impegnati. Non abbandoniamo, nessuno vuole abbandonare le realtà sportive importanti e che hanno portato e tenuto alto il nome della nostra città per tanti anni. Pavia è sempre stata una città a vocazione baschettara, perché il basket è molto importante, sì. Universitaria. Abbiamo raggiunto traguardi molto, molto importanti. Sarebbe un dispiacere abbandonare e non riuscire a fare un campionato all'altezza del nome che porta la città di Pavia. Ho saputo che altre squadre hanno ceduto i loro diritti, è sparita la squadra di Lecco, purtroppo lo sapevamo, era prevedibile che dopo questa emergenza, dopo questa crisi, sarebbero venuti meno male gli sponsor, i sostegni economici, perché fare un campionato di Serie B1, un campionato nazionale di Serie B1, ne parlavamo appunto con Gianni Perusciano a margine della conferenza stampa, per fare un campionato così di vertice o senza rischiare troppo la retrocessione ci vogliono 300.000 euro. Esatto. Tanti soldi che non è facile andare a cercare in questo periodo, andare da un imprenditore e chiedere di sostenere un'attività sportiva, quando anche il governo, qui una piccola nota critica, anche il governo non ha previsto nulla, no? A favore delle società o delle imprese che avessero deciso di impegnarsi per sostenere il mondo dello sport. Dobbiamo basarci sulla passione che gli sportivi pavesi hanno per la squadra della loro città, sull'amore che gli sportivi hanno per la loro città e sull'orgoglio di vedere, di sentire nominare il nome di Pavia, che è una cosa che ho sempre avuto. Io quando sento nominare in giro per l'Italia il nome di Pavia, a me fa molto piacere. Quando ero un bambino mi ricordo, vedevo le partite di San Siro e leggevo per l'Icceria una bella Pavia e io mi sentivo orgoglioso di essere pavese, no? Di essere rappresentato in un palcoscenico del calcio. Spero che, credo, deve essere per tutti così, e quello che possiamo fare, dobbiamo ognuno, per quanto può fare, bene star vicino alle realtà sportive, perché considerato che sono, come ho detto prima, sono una sicurezza per i bambini, una sicurezza per i genitori, e poi sono un impegno, una passione per tanti che va coltivata. E poi a volte anche dalle nostre squadre pavesi sono usciti dei campioni che hanno raggiunto vette importanti, risultati importanti. Io non dimentico per esempio che Acerbi, il difensore della Lazio, ha giocato qui nel Pino, io sono esatto. Quando dico che Acerbi ha giocato, Giaccherini che è arrivato in nazionale, ma anche abbiamo Zatti, abbiamo Boesso, abbiamo gente che, voglio dire, anche nel basket per non lasciare il basket, e dimentico sicuramente tanti importanti che veramente hanno onorato la maglia e la città di Pavia.
Allora, adesso abbiamo aperto la trasmissione praticamente sullo sport, ma ricordiamo che diciamo, lei è molto attivo nell'ambito sportivo della nostra città, ma ha anche un'altra delega molto importante, che è quella della sicurezza. Ecco, volevo chiudere la trasmissione invece proprio parlando di questo ambito. Abbiamo cercato di fare un punto 2 settimane fa quando era intervenuto. Vogliamo magari aggiornarci anche su questo punto, che tra l'altro è molto delicato, vicino al discorso ripartenza. Sì, è vero. Io anche la delega alla Polizia Locale e alla sicurezza, che ci ha visti molto impegnati in questo periodo, perché voi potete immaginare, e lo sapete perché ci sono stati decreti, ordinanze regionali, problemi di interpretazione, per fare un parlare ancora un attimo di sport, noi abbiamo avuto veramente società sportive e impianti, titolari di impianti sportivi, circoli sportivi che ci chiedevano decreto alla mano, ma che cosa dobbiamo fare? Cosa possiamo fare? Questo lo possiamo fare, possiamo fare attività motorie, possiamo aprire in modalità parco, per esempio alcuni circoli sportivi mi chiedono possiamo aprire in modalità parco? È brutto anche a volte dire no, non lo potete fare perché il decreto non ve lo consente. In questo periodo quindi abbiamo dato tante risposte ai cittadini, abbiamo ascoltato tanti cittadini, abbiamo ascoltato anche tanti che ci chiamavano allarmati, no? Perché ci segnalavano situazioni di assembramento, situazioni potenzialmente pericolose nel periodo più caldo dell'emergenza. Devo dire che sta andando avanti anche adesso ci chiamano a tutte le ore, perché ci chiedendoci il rispetto di far rispettare le ordinanze che ha fatto il sindaco per motivi di sicurezza. Il sindaco, ricordiamo che è l'autorità responsabile della salute pubblica nella nostra città. Certo. Quindi bene ha fatto il sindaco sicuramente ad essere prudente, perché aspettiamo che tutto sia finito. Quando tutto sarà finito sarà ancora più bello, ma in questo momento è bene essere prudenti. Le ordinanze sono state fatte, le ordinanze che vietano gli assembramenti e che dovrebbero garantire il distanziamento sociale. Purtroppo, dico purtroppo, non è possibile farle rispettare appieno, perché voglio dire, i ragazzi escono, lo vediamo tutti, c'è tanta gente in giro. Ci chiamano, interveniamo, le pattuglie della polizia locale intervengono per quanto, insieme alle altre pattuglie delle forze dell'ordine, intervengono per quanto possibile. C'è un divieto di consumare bevande alcoliche da mezzanotte, ma questo era già previsto nel regolamento di polizia locale. Adesso l'abbiamo attuato, l'abbiamo ripreso, insieme all'obbligo di chiusura per gli esercizi commerciali, per attività di pubblici esercizi alle 2 di notte. Devo dire che abbiamo avuto una collaborazione molto importante da parte dei titolari degli esercizi pubblici, che va detto, mi piace ricordarlo ancora prima che ci fossero disposizioni che imponevano loro di rispettare alcune prescrizioni, volontariamente e spontaneamente hanno chiuso le loro attività, si sono messi a disposizione, si sono organizzati e ci hanno dato veramente una grossa mano, almeno quantomeno in termini di collaborazione, di non obbligatorietà del fatto di dover controllare quotidianamente il rispetto delle varie prescrizioni. Si sono messi in lockdown spontaneo e ci hanno dato veramente una grossa mano. E anche adesso ci stanno dando una mano, perché ci sono degli esercizi commerciali, dei bar, del centro storico di Pavia, che in questo momento ho notato rispetto all'anno scorso, notatamente un cambio di mentalità, c'è più responsabilità. Tant'è che hanno deciso i baristi del centro di dotarsi, per poter lavorare in modo più tranquillo, di dotarsi di guardie particolari giurate, che faranno dei servizi sabato domenica fino alle 3, dalle 11 alle 3 di mattina, e avranno semplice esclusivamente il compito di garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale, non attraverso un'attività di repressione o di tant'è che non possono dare sanzioni, non possono dare multe. Sarà un'attività di così, la moral suasion, no? Come dice quella termine che è diventato famoso dopo che il governatore della regione Campania l'aveva utilizzato a proposito di come si chiama, chi erano loro i difensori, no? Quelli che dovevano fare vestiti col sarro, Esatto, cioè. Sarà sì, mi ricordo. un'attività di moral suasion, che va bene, in questo periodo va bene, noi non siamo nessuna pattuglia della polizia locale esce dal comando con l'intento di andare a sanzionare. Interveniamo e sanzioniamo soltanto laddove proprio si rivela assolutamente necessario, tant'è che, come stavamo dicendo, c'è tanta gente in giro, ma il numero delle sanzioni è abbastanza limitato, perché poi a volte basta Certo. veramente far ragionare le persone, e devo dire che tantissimi sanno ragionare e sono responsabili. Purtroppo troviamo anche alcuni casi di persone che questi, voglio dire, pensano di avere sempre ragione loro, di essere i più furbi del mondo, e in quel caso sono
non si può reagire diversamente se non sanzionando i comportamenti. Però, Assessore, è innegabile il fatto, chiudiamo poi con questo messaggio, che secondo me è anche un bel messaggio, se uno sta frequentando Pavia in questo momento e si guarda intorno, è oggettivo il fatto che insomma ci sia ordine e comunque le cose stanno andando in un modo molto ordinato e corretto. Mi conferma questa cosa? Secondo me sì, le dirò di più. L'anno scorso io ricevevo di notte, il mio cellulare, io ho un cellulare che ha 5 numeri, quando do il mio numero di telefono tutti si aspettano che dica ma manca un numero, no, è un numero che ho dal 1992, non ho mai cambiato di vita mia, c'è tutto il mondo al mio cellulare, e quindi e ho tenuto anche questo, l'ho tenuto anche adesso che faccio l'assessore, quindi mi capitava l'anno scorso che in piena notte mi arrivassero dei messaggi di gente che si lamentava per il rumore, per la movida, la gente che urlava, mi mandavano i filmati di bottiglie rotte, di spezzate per strada, vetri per strada. Devo dire che la situazione è veramente cambiata, io lo posso testimoniare, perché non solo non mi arrivano più questi messaggi di notte, nel pieno del cuore della notte, ma i messaggi che mi arrivano al mattino dalle stesse persone che me li mandavano allora nel cuore della notte sono invece messaggi positivi. È cambiata la situazione. Ecco, esatto. Poi, per carità, poi voglio dire, io ho fatto l'università a Pavia, quindi ho fatto anch'io la movida, ho fatto tutto quello che, voglio dire, sempre nel rispetto dei limiti. No, erano altri tempi, quando io ho fatto l'università, lo dico sempre, quando per noi la movida finiva quando si vedeva il bagliore azzurro del lampeggiante, finiva lì la movida. Oggi quelli più giovani sono un po' più così sfrontati, noi all'epoca bastava vedere la speranza al lampeggiante e finiva la movida. No, volevo dire soltanto che bisogna anche tollerare un po', ecco, voglio dire, bisogna essere anche un po' tolleranti nei confronti dei giovani, perché la nostra è una città universitaria, noi non, l'ho sempre detto, noi non vogliamo chiudere la nostra città o mettere il coprifuoco, dobbiamo cercare di contemperare le esigenze degli uni e degli altri, e anche al di là delle attività commerciali, che sono attività imprenditoriali, le esigenze dei ragazzi di divertirsi con moderazione, le esigenze dei residenti anche di poter dormire tranquillamente, e cioè c'è un patto che è stato sottoscritto a novembre tra il sindaco e il di dicembre tra il sindaco e il prefetto, si chiama il patto per Pavia, che contiene delle norme che dovrebbero garantire la vivibilità notturna attraverso una serie di azioni che devono essere messe in campo, realizzate dalla polizia locale, dalle altre forze di polizia, la polizia di Stato, i carabinieri, coordinate dal sindaco e prefetto. Io credo che sia il contenuto del patto, se applicato, e in questo momento non viene applicato non per scarsa volontà di nessuna delle parti che l'ha sottoscritto, ci mancherebbe altro, ma perché adesso ci sono in vigore delle norme speciali che sono quelle dettate dai decreti e dalle ordinanze a cui facevo riferimento. Quindi non appena si è determinata questa fase, che dovrebbe esaurirsi entro il 31 luglio, almeno la scadenza è il 31 luglio, ma io mi auguro che possa essere anticipata, dovrebbero poi trovare applicazione le norme di questo patto, che sono norme che secondo me saranno efficaci, ecco, per contrastare i fenomeni di mala movida, che peraltro in questo momento veramente sono limitatissimi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Quindi siamo soddisfatti, voglio dire, quando si dice il coronavirus, l'emergenza ci farà cambiare, saremo tutti più buoni, devo dire che i giovani, i ragazzi, diciamo che questo effetto l'ha avuto, questa situazione di isolamento, no? E di angoscia per le possibili conseguenze di questa emergenza, sui giovani sicuramente lo ha avuto, e quindi io sono soddisfatto, sono contento. Assolutamente ragione, e mi piace chiudere la trasmissione di oggi su questo suo messaggio molto bello e positivo, ecco. Quindi ringraziamo l'assessore Trevi di essere stato nuovamente con noi, finalmente oggi è andato tutto a posto. Assessore, io sono veramente contenta che almeno oggi gli abbiamo dato uno spazio in cui siamo riusciti ad aggiornarci realmente su quelle che sono le dinamiche sportive, ma anche della polizia locale, della sicurezza, che sono le sue deleghe. Grazie, assessore. Grazie a voi dell'invito, quando volete, basta che non sia temporale. Assolutamente, la ringraziamo, assessore. Alla prossima, al prossimo aggiornamento. Grazie. Arrivederci, ciao a tutti.
Grazie ancora all'assessore Pietro Trivi di essere stato qua con noi per la terza puntata di Pavia Play Live. Quarta puntata, lunedì prossimo, come sempre vi daremo l'aggiornamento sul nostro ospite e sul nostro tema che andremo a trattare. Grazie a tutti voi per essere stati con noi e se avete qualche domanda specifica lasciatela qua sotto nel post che poi cercheremo di mettervi in contatto appunto con la persona che abbiamo intervistato. Grazie a tutti e un buon proseguimento di giornata.